Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Nel cuore del turbolento mondo dello spettacolo, tra le luci accecanti dei riflettori e le ombre lunghe dei pregiudizi, Rozza Tassi, moglie del celebre Rocco Siffredi, si apre in un'intervista intima e sorprendente con la rivista Oggi. In un racconto avvincente e pieno di sincerità, Rozza rivela le sfumature della loro vita coniugale, delineando un ritratto di normalità e amore che sfida ogni aspettativa. La loro storia, che potrebbe sembrare uscita direttamente da una sceneggiatura di Hollywood, è in realtà una testimonianza potente della complessità delle relazioni umane e della capacità di crescita e comprensione all'interno del matrimonio. Rozza confessa come all'inizio della loro relazione, Rocco portasse nel loro intimo la stessa regia che lo contraddistingueva sul set, una dinamica che richiese tempo, coraggio e comunicazione per essere trasformata in una connessione più autentica e tenera. La conversazione si sposta poi sui sentimenti di Rozza riguardo la carriera del marito, toccando temi delicati come la gelosia e il pregiudizio. Racconta di come queste sfide abbiano pesato sulla loro relazione, specialmente nei primi anni, quando episodi di discriminazione basati su pregiudizi hanno messo alla prova la loro forza come coppia. Eppure, nonostante le difficoltà, Rozza e Rocco hanno costruito una vita insieme fondata sul rispetto reciproco, con i loro figli, Lorenzo e Leonardo, al centro del loro universo familiare. Rozza illumina anche sulla loro scelta di educare i figli con onestà riguardo la professione del padre, sottolineando un messaggio di distinzione tra finzione e realtà, e mettendo in luce la doppia morale della società verso la violenza e la sessualità. Chiudendo l'intervista con una rivelazione che sorprende e incuriosisce, Rozza dichiara di non aver mai avuto interesse per il cinema per adulti, nemmeno per il lavoro di suo marito. Una scelta che riflette la sua indipendenza e il suo singolare punto di vista sul mondo che la circonda. Avete visto la serie di Rocco su Netflix? Come vi è sembrata? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!